Eccoci tornati in studio dunque per andare a vedere quelli che sono gli argomenti principali dei quotidiani telematici di oggi. Naturalmente anche qui si parla di Santa Marinella, delle elezioni amministrative a Santa Marinella. L'apertura, ad esempio, questa per quel che riguarda civonline.it, che titola Bacheca stravince. Questo appunto il titolo di civonline.it. Vediamo Santa Marinella riconferma il leader del centrodestra alla guida della città. Attimi di tensione tra squadre avversarie. Il primo cittadino dice: abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto unito. Vediamo invece il titolo che è lo stesso di apertura anche per bignotizie.it. Roberto Bacheca confermato sindaco, questo il titolo. Bacheca ha ottenuto il 55,86%, fronte il 44,14%, tra i due 996 voti di differenza, 4.745 a 3.700. 749. La composizione del nuovo Consiglio Comunale: Marcozzi possibile vice sindaco, Passerini dei Fratelli d'Italia dice un risultato di grande valore. L'affluenza alle urne è stata però bassina del 57,69%, quasi 12 punti in meno di 15 giorni fa, quando votarono in 10.436 persone, per una percentuale del 69,3%. Bacheca al primo turno ha ottenuto il 45%, fronti il 33%. Questo dunque è quanto scrive Big Notizie su queste elezioni a Santa Marinella. Elezioni che noi naturalmente vogliamo a questo punto approfondire. Lo facciamo con il nostro collega Giampiero Baldi, che appunto per noi della provincia ha seguito queste elezioni molto da vicino, sia naturalmente per quel che riguarda il primo turno che per quel ballottaggio che si è visto ieri e l'altro ieri, e che ha premiato il sindaco uscente Roberto Bacheca. Sto parlando naturalmente di Giampiero Baldi, che saluto e ringrazio per essere nostro ospite. Ciao Giampiero, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a te, ascoltatori, e eccomi qua. Naturalmente parliamo ovviamente di un argomento molto importante, come tu dicevi prima, ti ho seguito naturalmente nella trasmissione, hai detto un po' tutto, hai spiegato chiaramente come sono andate le cose, hai anche raccontato ovviamente di questi attimi di tensione che sono stati forse quelli che hanno destato più interesse ieri nella cittadina. Sapevamo tutti ovviamente che Bacheca ce l'avrebbe fatta al secondo turno, anche considerato il fatto che non c'era l'appoggio né da parte della lista di sinistra di Barbazza, né tantomeno da quella di Eugenio Fratturato, che era alleato con Roberto Bacheca, ma questo Roberto Bacheca poi alla vigilia del ballottaggio l'ha smentito, né naturalmente dei grillini che hanno detto apertamente di lasciare libera scelta ai propri elettori. Ma come tu anche hai detto, la scelta è stata quella naturalmente di non votare nessuno dei due, per cui diciamo che forse la differenza di voti che c'è stato al secondo turno di ballottaggio, e sono stati quelli ovviamente di Fratturato sicuramente per Fronti, quei 300 voti in più che ha preso Bacheca, sono dovuti chiaramente al movimento all'Ancora, mentre i 400 voti in più che ha preso Massimiliano Fronti sono quelli dei SEL e dei socialisti, che avevano apertamente dichiarato in fase di vigilia che avrebbero appoggiato ovviamente il candidato del centro-sinistra. Senti Giampiero, un risultato dicevi appunto che era abbastanza scontato, no? Si sapeva abbastanza, cioè ci si aspettava naturalmente che avrebbe vinto Roberto Bacheca, ma ci si aspettava un risultato anche con queste dimensioni? Sì, sicuramente sì, perché sapevamo naturalmente che alla prima tornata Bacheca ha vinto con circa 1.300 voti in più rispetto al suo avversario, e che potesse perdere voti diciamo così, al secondo turno era anche fisiologico, considerando naturalmente che non si portava più dietro 110 candidati consiglieri che avrebbero portato voti, ma indubbiamente si portava dietro ovviamente l'appoggio da parte della lista del Movimento L'Ancora di Eugenio Fratturato, che come tu sai, avendo vinto appunto Bacheca, entra in opposizione, quindi in minoranza con Eugenio Fratturato. Poi sarà da vedere ovviamente quello che succederà durante la legislatura, perché secondo Fratturato c'è un accordo tra lo stesso Bacheca e il leader appunto del Movimento L'Ancora, un accordo fatto prima del ballottaggio che prevede naturalmente anche determinati incarichi, cosa invece che ha smentito poi Bacheca ancora prima naturalmente del ballottaggio, anche per questa fase di insofferenza da parte dei suoi, che non volevano sicuramente all'interno
del suo gruppo, naturalmente Eugenio Fratturato, e come tu saprai, qualche mese prima delle elezioni aveva rotto proprio con la maggioranza di Roberto Bachega, che gli aveva tolto ovviamente gli incarichi sia di vice sindaco che quelli di assessore, per cui c'era stata una rottura traumatica dai due, che sembra comunque sia stata poi superata proprio con l'avvento del ballottaggio. Sarà da vedere naturalmente se Bachega ha fatto delle promesse a Fratturato, sarà da vedere ovviamente se Bachega potrà naturalmente, come dire, rispettare queste promesse, perché a sentire ovviamente i 10 consiglieri comunali che faranno parte della maggioranza nella massima crisi cittadina, se accetteranno ovviamente di lasciare qualche incarico loro per darlo ovviamente agli esponenti del Movimento L'Ancora. Senti Giampiero, abbiamo prima sentito l'intervista con il sindaco Roberto Bachega, ma sei riuscito a parlare anche con lo sconfitto Fronti, come l'ha presa? Indubbiamente sì, una parte dell'intervista sta proprio sul nostro giornale, in terza pagina, e parla chiaramente di un Massimiliano Fronti fortemente, come possiamo dire, deluso di quello che è accaduto. Lui sapeva ovviamente che al secondo turno non avrebbe avuto l'opportunità di recuperare questi 1200 punti, 200 punti di scarto, ma ovviamente ci sperava, perché diciamolo apertamente, ha cercato un po' anche lui di fare l'accordo con Eugenio Fratturato, ma gli è sempre sfuggito sotto le mani. Gli è sfuggito sotto le mani perché, come diceva appunto Fronti, l'accordo con Fratturato doveva venire dal punto di vista programmatico, non certo dalle poltrone. Le poltrone ovviamente si sarebbe discusso dopo, invece probabilmente Fratturato ha preferito naturalmente accettare le proposte fatte dal centrodestra. E poi diciamo che uno come Massimiliano Fronti, che ovviamente ha tenuto molto a cercare di ottenere un successo in una città dove invece c'è una sinistra che è molto spaccata, molto divisa, e il fatto di non aver così consentito a Renzo Barbazza di poter partecipare alle primarie di coalizione per il candidato sindaco ha fatto sì naturalmente che consentisse allo stesso Barbazza di non appoggiare Fronti al ballottaggio. Questo ovviamente è il motivo della sconfitta anche di Fronti. Io penso, e da diciamo di conoscitore politico di Santa Marinella, che se Fronti avesse accettato Barbazza prima delle elezioni e gli avesse consentito di partecipare al ballottaggio, di partecipare, scusa, alle primarie, sì, probabilmente oggi staremo a parlare forse di una sconfitta molto più contenuta rispetto a quella che c'è stata naturalmente ieri. Ci sarebbe stata sicuramente più battaglia, insomma. Ci sarebbe stata sicuramente più battaglia tra Fronti e Bachega se ci fosse stato questo ragionamento che facevi tu, cioè se Barbazza avesse partecipato alle primarie del centro-sinistra, giusto? Ma giustissimo, sicuramente sì, anzi penso che se ci fosse stata più battaglia già dal primo turno, io sono sicuro che Eugenio Fratturato si sarebbe schierato anche lui con lo stesso Fronti, perché la coalizione, diciamo quella di Fronti, era del centro-sinistra. Fratturato è un elemento di centro, diciamo così, è il leader del movimento civico L'Ancora, che è un movimento di centro, centro-sinistra direi, e per cui sono certo che se Fratturato avesse visto che Fronti poteva contendere la vittoria a Bachega, sarebbe schierato al secondo turno con lo stesso Fronti. Lo sappiamo anche di certi accordi fatti prima delle elezioni tra esponenti del centro-sinistra, non soltanto cittadino, e lo stesso Fratturato, per un eventuale appoggio al ballottaggio. Così invece non è stato, la sinistra è andata spaccata alle elezioni, e lo ha fatto per l'ennesima volta consecutiva, perché a Santa Maria la sinistra ha sempre perso le elezioni, ad eccezione del 2006, quando vinse Pietro Di Dei con il 70% di voti, ma si trascinò dietro anche diversi esponenti del centrodestra locale, che poi furono proprio gli stessi che poi due anni e mezzo dopo andarono a firmare la sfiducia. Per cui diciamo chiaramente che a Santa Marinella la sinistra ha sempre perso, non c'è mai stata l'opportunità di vedere unita la sinistra a Santa Marinella, per cui diciamo anche questa volta, considerando appunto che Bachega era in vantaggio rispetto al suo avversario,
e ancora una volta Santamarino si è dimostrato un'altra volta al centro-destra. Senti Giampiero, un'ultima domanda ti voglio fare, perché si cominciano naturalmente già a fare nomi, no, su possibili personaggi che potrebbero entrare a far parte della giunta, primo fra tutti quello del vice sindaco, si parla di Marcozzi, ce lo puoi confermare? No, non te lo confermo, anzi ti posso confermare il contrario. Proprio ieri nel corso di intervista, perché tu hai anche assistito all'intervista, il sindaco Bacchetti a una mia domanda specifica ha detto espressamente, perché ho chiesto come succede un po' in tutte le elezioni, Santa Marinella, il candidato consigliere che ha ottenuto più voti diventa solitamente vice sindaco. Sarà così anche con te, gli ho chiesto. E lui ha detto no, assolutamente no. Io ho un personaggio particolare che vorrei naturalmente diventasse vice sindaco, ma qualora mi dicesse no, andrei a pescare quelli che sono all'interno dei 10 che hanno vinto le elezioni. Per cui diciamo chiaramente che non sarà Marcozzi il vice sindaco, a meno che non succeda qualcosa di particolare nella fase appunto degli accordi che vengono presi per creare la giunta di questo ruolo molto importante, e che naturalmente sarà dato a una persona che è diciamo politicamente molto valida. Bene, Giampiero, davvero grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi ovviamente e buon proseguimento della trasmissione. Grazie, grazie ancora. Noi infatti andiamo avanti, proseguiamo con la nostra trasmissione andando naturalmente a vedere quelli che sono gli altri titoli dei quotidiani locali. Scegli un'apertura diversa, trcgiornale.it titola su questo tentativo di furto al Mauris con banditi in fuga. Questo è infatti il titolo d'apertura per TRC Giornale, una notizia che abbiamo visto appunto campeggiare anche sui quotidiani nella prima parte. Poi la questione terme con l'intervento di Tidei, dall'opposizione solo chiacchiere, faremo le terme in maniera legale, ha detto il sindaco. E poi ancora sulle terme interviene anche Attig della UGL, dice sfidiamo il sindaco ad un confronto pubblico sulle terme, questo è quanto dice Fabiana Attig. Vediamo invece gli altri titoli per quel che riguarda il quotidiano bignotizie.it, anche qui troviamo l'intervento dell'UGL che invita Tidei a un confronto pubblico sulle terme, l'organizzazione sindacale preoccupata dal fatto che il bando europeo annunciato dal sindaco possa allungare a dismisura i tempi di realizzazione. Si parla poi anche di karate, perché c'è questa notizia che è arrivata appunto questa mattina. Virginia Pucci è campione del mondo IQ. Il successo di Portrose completato dalla medaglia d'argento a squadre, questo è quanto dice appunto il quotidiano bignotizie.it, che riporta questa importante notizia di sport. Vediamo anche cimonline.it, dopo che abbiamo visto appunto il titolo sull'elezione di Bacheca, la rielezione di Bacheca a Santa Marinella, c'è poi anche lo sconfitto che parla, dice alcuni di sinistra hanno scelto la destra, facce scure, aria da funerale nel quartier generale della coalizione di centro-sinistra del candidato sindaco Massimiliano Fronti, situato proprio in pieno centro cittadino, appena d'inizio scrutinio i dati che arrivavano insomma lasciavano già intendere quello che sarebbe stato il finale. Poi una notizia di cronaca che riguarda Tarquinia, un anziano scomparso da Tarquinia è stato ritrovato a Frosinone, un 80enne scomparso da Tarquinia 2 mesi fa, a ritrovarlo è stata una pattuglia delle volanti della polizia mentre era in servizio di controllo del territorio, questo è quanto scrive il quotidiano cimonline.it su questo argomento. E adesso archiviamo la pagina locale ed andiamo a vedere invece che cosa propongono i quotidiani a livello nazionale. Anche qui naturalmente si parla molto delle elezioni amministrative, che naturalmente non ci sono state soltanto a Santa Marinella Fiumicino, ma anche in tante altre città, a cominciare anche dalla capitale, da Roma. Vediamo allora il titolo della Repubblica, che appunto titola proprio su questa elezione, i ballottaggi per le elezioni comunali del 2013, propone i risultati definitivi. Come vedete, a Roma Ignazio Marino ha ottenuto il 63,9% dei consensi contro il suo avversario Gianni Alemanno, che invece si è fermato al 36,1% dei consensi. Poi naturalmente ci sono
anche tutti gli altri dati che vengono riportati, dove ad esempio anche in Sicilia il centro-sinistra è avanti. Catania, Bianco è già sindaco, per Grillo è flop, solo a Ragusa i 5 Stelle vanno al ballottaggio, questo è quanto scrive il quotidiano La Repubblica, che poi riporta anche la notizia di Marino che trionfa a Roma, il centro-sinistra prende le città 16-0, Letta dice il governo così è più forte, Giannini invece parla della frana del Cavaliere. Andiamo a vedere invece il Corriere della Sera, anche il Corriere della Sera naturalmente riporta la notizia delle elezioni amministrative, in primo piano ovviamente il Comune di Roma con Marino che ottiene il 63,93% e Alemanno il 36,07%. Ci sono poi anche altri due comuni che appunto sono molto indicativi, quello di Siena dove vince il centro-sinistra con Valentini al 52%, perde Neri del centrodestra che si ferma al 48%, poi ancora a Treviso vince Manildo con il 55,50% e fa fuori Gentilini con il 44,50%. Questo è quanto scrive appunto il quotidiano Corriere della Sera. La Stampa, anche La Stampa apre naturalmente sulle elezioni amministrative 2013, anche qui naturalmente in primo piano Roma con Ignazio Marino che vince su Gianni Alemanno, poi le altre notizie sempre sulle elezioni, anche in Sicilia avanti il centro-sinistra, nel PD è corsa ad intestarsi il cappotto e a Roma trionfa Marino, l'americano a Grillo soltanto due comuni, questo è quanto scrive ancora il quotidiano La Stampa. Vediamo invece il giornale che però ha qualche problema di connessione, infatti come vedete non ci sono, c'è solo questa cosa delle elezioni 2013, però poi non ci sono titoli, non li troviamo, quindi andiamo a vedere subito il Messaggero, si parla anche qui naturalmente di elezioni, Marino sindaco, Roma tornerà a capitale morale, dice il neo sindaco Campidoglio, ecco la squadra e tutti i punti del programma, c'è tensione intanto tra PD e PDL, Epifani dice ora gli equilibri sono cambiati, questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero per quel che riguarda le elezioni. E poi ci sono anche le altre notizie, sempre per quel che riguarda queste elezioni del 2013, dopo la sconfitta Alemanno dice colpa mia ma servo ancora, centrodestra KO scatta la resa dei conti, l'ira di Berlusconi, senza di me solo flop, questo è quanto ha detto Berlusconi. Poi ancora le città con l'Amplein della sinistra 16-0 nei capoluoghi, vittoria storica di Michelini a Viterbo, questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero. Vediamo invece gli altri titoli per quel che riguarda La Stampa con le notizie che arrivano dall'economia, la Confartigianato, allarme fisco, le aziende non ce la fanno più, 68% di tasse sugli utili, Merletti dice la pressione fiscale nel 2013 arriverà al 44,6% del PIL, vale a dire 2,4 punti in più sopra la media dell'Unione Europea, rischio fuga all'estero per le imprese. E poi in Turchia sempre molta tensione, la polizia in piazza Taksim per contrastare la rivolta dei cittadini. Andiamo a vedere invece che cosa propone per quello che riguarda naturalmente le altre notizie il Corriere della Sera, il governo prepara il decreto del fare, lavoro e fisco pronto entro giugno, questo al vertice di maggioranza, Franceschini dice lo vareremo prima del vertice europeo, Brunetta aggiunge l'orientamento è di non fare aumentare l'IVA e cancellare l'IMU entro il 31 agosto, si accelera anche sulle riforme costituzionali, primo disegno di legge entro luglio. L'assemblea della Confartigianato invece lancia l'allarme fisco,
su utili tasse all'86%. Andiamo a vedere invece che cosa propone il quotidiano La Repubblica, sempre per quel che riguarda naturalmente le altre notizie. Si parla della Turchia con la polizia a piazza Taksim, il governatore dice non toccheremo nessuno. Intanto però c'è un video di un agente che spara sulla folla, blindati, cannoni ad acqua e lacrimogeni per sgomberare il luogo del raduno, ma il grosso dei manifestanti è a Gezi Park. L'inchiesta dopo il ferimento di un ragazzo, scontri anche ad Ankara, il premier Erdogan dice vedrò i leader mondiali per discutere di questo problema, naturalmente di quanto sta succedendo nel suo paese, in Turchia. E questo è tutto per la rassegna stampa di oggi, l'appuntamento ovviamente è rinnovato a domani mattina, sempre qui su Provincia TV. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, ci vediamo domani, arrivederci.